Nella precedente puntata abbiamo parlato di Filippo II e del Regno di Spagna. In questa puntata ci focalizziamo invece su Elisabetta I e sull'Inghilterra. Vedrete che ovviamente, l'abbiamo già visto nella scorsa puntata, alcuni aspetti si intrecceranno perché la loro storia si intreccia più volte. Iniziamo con ricapitolare chi era Elisabetta I. Era la figlia di Enrico VIII, però prima bisogna cercare di capire che cosa fece Enrico VIII perché ne combinò veramente di cotte e di crude. Inizialmente Enrico VIII sposa Caterina d'Aragona, che gli dà una figlia, Caterina d'Aragona era la figlia dei sovrani di Spagna, cattolici, Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, ed era la zia dell'imperatore Carlo V, che vedremo essere importante questo aspetto. Non gli dà un erede maschio. Ad un certo punto Enrico VIII, vuoi perché si invaghisce di una dama di corte chiamata Anna Bolena, vuoi perché non gli aveva dato un erede maschio, chiede l'annullamento del matrimonio al Papa per poter sposare Anna Bolena. Allora, in genere questo tipo di attività, quindi l'annullamento del matrimonio per validi motivi, e questo era uno dei validi motivi, era assolutamente comune. Il problema era che il Papa non voleva assolutamente inimicarsi Carlo V perché Caterina d'Aragona era la zia. Quindi il Papa si rifiuta di dargli l'annullamento, Enrico VIII di tutto punto si sposa lo stesso e il Papa lo scomunica. Nel 1534 viene sancito un documento che si chiama Atto di Supremazia, in cui la Chiesa anglicana, che poi venne chiamata Chiesa anglicana, si staccava completamente dalla Chiesa cattolica. Quindi ricordiamoci questo passaggio. E cosa succede? Succede che dal matrimonio di Enrico VIII con Anna Bolena nasce quella che sarà la futura regina Elisabetta I. Però poi Enrico VIII si sposa una terza volta con Jane Seymour e quando Enrico VIII muore, sale al trono proprio il figlio maschio Edoardo VI. Vedete qui, sale al trono a 10 anni, però purtroppo muore molto presto senza eredi. Quindi in realtà tutto questo giro di mogli e di matrimoni per avere un erede maschio purtroppo non ebbero grandi frutti perché l'unico erede maschio di Enrico VIII morì prestissimo, quindi sale al trono a 10 anni e poco dopo muore. Sale al trono successivamente Maria I, che era la figlia di Enrico VIII e della prima moglie Caterina d'Aragona, che è la famosa Maria la Cattolica o Bloody Mary. Quindi era colei che poi ha sposato il re spagnolo Filippo II e che muore presto senza eredi. Filippo II, che ambiva a prendersi la corona d'Inghilterra, rimane con nulla perché appunto Maria I muore senza eredi. Sale al trono diciamo secondogenita, la figlia di Enrico VIII e della seconda moglie Anna Bolena, che è Elisabetta I, regina dal 1558, ed è proprio di lei che parliamo adesso. Lei che è protestante, che ha consolidato la Chiesa anglicana, quindi ha ribadito l'atto di supremazia fatto dal padre e ha represso le altre confessioni, anche se non in modo così sanguinario come fece, per esempio, Bloody Mary. Vediamo che Elisabetta I regna per tantissimo tempo, almeno per l'epoca era veramente stato tanto tempo, dal 1558 al 1603, e viene chiamata Virgin Queen. Sì, perché lei era molto abile, molto astuta, molto intelligente, aveva capito che sposarsi con un re come per esempio Filippo II sarebbe stato un problema perché per la sua Inghilterra, per la sua patria, per il suo regno, perché sarebbe diventato una colonia.
Spagna. E quindi lei utilizza un po' la sua verginità, la sua appetibilità agli occhi non solo di Filippo II, ma di tantissimi altri principi e regnanti del mondo, la usa come arma politica perché aveva moltissimi pretendenti, ma lei non si concesse a nessuno. Consolidò, abbiamo detto, la Chiesa anglicana con la promulgazione dei 39 articoli di religione. Che è proprio un manifesto dell'anglicanesimo dove parla della riforma protestante, quindi della riforma luterana, non viene sancito appunto l'obbligo di non utilizzare immagini sacre, della non esistenza del purgatorio, quindi questo è proprio un manifesto dell'anglicanesimo che ha come base fondante ovviamente la riforma luterana. Dal punto di vista però organizzativo, la Chiesa anglicana era molto simile alla Chiesa cattolica, con a capo della Chiesa la regina, perché il capo della Chiesa è comunque la regina, e al di sotto di lei un vescovo, il vescovo più importante, che è il vescovo di Canterbury. Ricordiamoci appunto pose in atto delle repressioni contro altre religioni e confessioni, non in modo così sanguinario, ma comunque ci furono, e in modo particolare, proprio durante il suo periodo, lo vedremo poi nelle prossime lezioni, ci fu l'emigrazione dei puritani, che erano comunque protestanti, ma con dei precetti o comunque delle idee molto meno libertine, che emigrarono nel Nord America. Poi ricordiamoci che cosa è successo contro la Spagna, manda in protezione dei paesi protestanti, e quindi sostanzialmente si scaglia contro Filippo II, e poi c'è proprio la battaglia contro le due flotte tra Spagna e Inghilterra, dove vince l'Inghilterra nel 1588. L'età elisabettiana è un'età importantissima perché è un regno veramente fiorente, florido. Se è diventata una grande potenza mondiale è merito anche e soprattutto di Elisabetta I, che aiutò nello sviluppo economico, ma non solo nello sviluppo economico, anche nello sviluppo culturale, perché per esempio nel periodo di Elisabetta ricordiamo due grandissimi autori, in modo particolare uno, che sono Christopher Marlowe e William Shakespeare, che se è il grandissimo drammaturgo, il grandissimo poeta, grandissimo autore della letteratura, il principale non solo della letteratura inglese, ma in generale di tutta la letteratura mondiale, proprio anche grazie al fatto che Elisabetta I amava molto il teatro, amava molto la cultura, e quindi l'ha incentivata durante il suo regno. Elisabetta I muore senza eredi, ovviamente perché non si è sposata nel 1603. E con lei si estingue completamente la dinastia Tudor con l'avvento del re Giacomo I, che era il figlio di Maria Stuart. Quindi la cosa bizzarra è che, vi ricordate, Maria Stuart era stata giustiziata proprio, diciamo, su richiesta di Elisabetta I, perché era cattolica, era la regina di Scozia. Ecco, dopo Elisabetta I sale al trono proprio il figlio di colei che era stata giustiziata per su richiesta di Elisabetta I, ma lo scopriremo nelle prossime puntate. Benissimo, io ti aspetto nelle prossime puntate. Come sempre ti invito ad iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per le notifiche, e poi ti aspetto anche sugli altri miei canali social. A presto!